La ricorrenza del 2 agosto mi coglie sempre con un misto di sentimenti diversi. Il ricordo carissimo di Flavia, che non riesco sicuramente a dimenticare, di una ragazza tranquilla e non comune, e insieme un senso di ribellione per quel gesto di drammatica violenza di cui fu vittima. La figura di Flavia mi accompagna da sempre nella mia attività didattica, la sua immagine sul mio tavolo, e devo dire, più ci penso e più ricostruisco un po' questa immagine di una ragazza veramente da belle qualità umane. Tanta fiducia negli altri, tanta disponibilità, solidarietà, pronta a fare in modo che la classe reagisse sempre con un atteggiamento propositivo, in qualche modo direi pronta anche ad affrontare temi caldi negli incontri delle assemblee studentesche. Io ricordo si impegnò nel gruppo di lavoro sulla droga, sulla violenza, sulla parità di genere delle donne, e lo faceva con la disinvoltura non di chi sa, ma di chi vuol coi suoi amici approfondire e sapere di più. Professore, c'è un ricordo particolare che conserva più di altri di Flavia? Sì, io ho spulciato un po' nel diario che i genitori mi hanno fatto conoscere, e devo dire ho piacere di riportare qui alcune espressioni di una ragazza matura, umanamente ricca e interiormente pronta. Ne leggo qualcuno di questi stralci. Scriveva: dobbiamo vivere la vita senza sprecarla. La vita è bella se la prendiamo dal senso giusto. Tuttavia sta a noi dare un senso alla nostra vita. Bisogna avere il coraggio di affrontare i nostri problemi e di non chiudere gli occhi davanti alla realtà. Fiduciosi nelle istituzioni democratiche, giorno dopo giorno, la vita passa trascinando con sé le nostre storie fatte di ambizioni, di idiozie, contraddizioni e ideali. Ecco, come è facile notare, sono pagine ed espressioni che evidenziano una maturità umana molto, molto ricca, ma anche un senso della propria misura, del proprio limite di giovane, come chi, più che guardarsi i piedi, come diceva un giorno un grande sindaco come Giorgio Lapira, Flavia guardava avanti, aveva bisogno di guardare avanti perché voleva crescere. A lei piaceva il disegno, si sarebbe scritto architettura, però diceva: voglio anche accontentare i miei genitori e mi faccio consigliare anche un po' da loro. Ecco, questo equilibrio la faceva una ragazza non secchiona, ma moderatamente protesa ad avere una vita ricca sul piano umano. Professore, ci può raccontare un aneddoto particolare, magari di una gita scolastica, un ricordo legato di un fatto che è accaduto, ecco, che ci può far conoscere meglio così anche il carattere? Ne ho tante, ma ne devo ricordare un evento tutto particolare. Mi venne in mente, conoscendo una persona che lavorava a Strasburgo, di chiedere per la mia classe un viaggio al Parlamento europeo. Ricordo due o tre ragazzi, tra cui Flavia, che si diedero da fare per organizzare nel modo più completo, e andammo a Strasburgo. Prima partecipammo ad una seduta del Parlamento. Il giorno dopo
l'aula fu messa a nostra disposizione per simulare una seduta parlamentare. E ricordo che tornando questi giovani parlavano con entusiasmo della Europa che bisognava fare, che i giovani devono essere europei. Devo dire, Flavia su queste cose era molto determinata, ma anche i suoi amici della classe. Io non dimentico mai il discorso di addio che lessero il giorno dei funerali, e fu da tutti sottolineato questa bella lezione di umanità nel suo impegno cristiano e nella consapevole responsabilità di una diciottenne riminese che la violenza terroristica drammaticamente ci aveva portato via. Una allieva attenta anche alle mie sollecitazioni, me la ricordo in classe, anche il posto dove sedeva, i suoi sguardi che non perdevano voce o sillabe dei miei interventi, e questo proprio mi è rimasto così impresso che oggi, devo dire, mi provoca delle emozioni. Dove si sedeva Flavia in classe rispetto alla... Io me la ricordo rispetto alla cattedra in un posto seconda o terza fila a sinistra, con lo sguardo come in questa foto io riesco a ricordarlo. Il suo sguardo aveva un particolare, ti interrogava. Professore, lei si ricorda il momento esatto in cui la chiamarono per darle la notizia della morte? Mi ricordo, io ero presidente di commissione di maturità al liceo Rosmini di Rovereto e non sapevo nulla, non avevo ancora avuto notizie. Quando sono arrivato in albergo mi dissero: la chiama il resto del Carlino con urgenza. E al telefono c'era Andrea Basagni che mi disse: ho bisogno di te perché è successa una cosa grave, mi devi scrivere un ricordo di Flavia, perché alla stazione. E mi raccontò il fatto, e io lì con il cuore in mano raccontai in un articolo a caldo che fu pubblicato al Carlino proprio il giorno del funerale, mi sembra. Qualche tempo dopo il fatto triste, i genitori mi vollero a casa, io andai a trovarlo, allora abitavano su via Roma, avevano la casa vicino a casa dei ferrovieri, e la mamma mi consegnò questa foto e poi mi disse: questo quadro è il quadro dello zio presso cui Flavia stava recandosi a Brescia per ringraziarlo. Io vorrei che lei lo conservasse come ricordo. E io questo quadro ce l'ho ancora nella mia casa di Rimini. Ovviamente ho messo un divieto ai miei figli di toccarlo, perché per me è tutto. Ma non vorrei chiudere il mio discorso senza dire al Comune di Rimini complimenti. Continuiamo a proporre il suo ricordo e a far conoscere questa singolare figura giovanile come buon riferimento alle nuove generazioni dei nostri tempi. E mi sia consentito un pensiero affettuoso ancora alla famiglia e al fratello Claudio, che ogni tanto si fa sentire e mi saluta.